Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi nuovo video. Prima di cominciare, sigla. Oggi video in collaborazione con la mia amica Michela del canale Michela P. Un bacio, amore mio. Giù vi lascio come sempre il suo link inerente al canale. Andate anche da lei per vedere il video. Mi raccomando, iscrivetevi, penso che ormai la conoscete, ormai la sentite spesso nominare nei miei video, quindi io ve la consiglio tantissimo e vi consiglio di iscrivervi al canale perché è una persona veramente adorabile, i suoi video sono bellissimi, interessantissimi, consigli veramente ad hoc, da veramente dei consigli ad hoc, quindi che non posso fare altro che consigliarvi di passare da lei e iscrivervi soprattutto. Bene, ora passiamo al video. Ovviamente vi ricordo anche che giù troverete anche tutti i miei social, come Instagram, che sono sempre Fortuna Fashion Makeup, quindi vi aspetto anche lì. Assolutamente venite, 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 perché lì troverete sempre tante, tante cose pubblicate nuove. Quindi passiamo al video. Allora, le prime tinte che appunto vi faccio vedere sono quelle high cost. Sono 6 tinte high cost. Ho voluto un po' sbizzarrirmi un po' con i colori brand, perché comunque adoro le tinte, come i rossetti ovviamente, però in modo particolare le tinte, perché le trovo molto, non lo so, per me sono una garanzia in più e quindi prediligo tantissimo acquistare più tinte che rossetti. Però anche i rossetti non me li faccio mancare. Ecco, se mi piacciono, se mi piace qualche colore, non me lo faccio mancare. O almeno spero, cerco di non farmelo mancare. Comunque, bando alle ciance, io partirei subito con le prime tinte, partirei con quelle di MAC. Ovviamente non potevo non mettere in questo video che tra tante tinte che ho avuto veramente l'imbarazzo della scelta dei colori e dei brand da farvi vedere e quindi mi sono, come dire, ho fatto un po' e un po'. Quindi partirei con MAC. Adoro le tinte di MAC, ne ho un po', vi faccio vedere più o meno i colori che sto utilizzando in questo periodo, perché comunque anche se non è proprio diciamo un colore che magari che per qualcuno non può andare bene per questo periodo, per me va più che bene perché non faccio differenza. Quindi diciamo in rappresentanza dei colori che ho, vi faccio vedere queste qui. Che dire? Allora, prima di tutto sono tinte a lunga tenuta, per quanto mi riguarda, ovviamente sono pareri miei personali che ho constatato su di me, quindi non posso sapere se per qualcun'altra faccia la stessa azione oppure no. Per quanto mi riguarda, mi durano tantissimo tutta la giornata, anche se pranzo qualcosa di oleoso, sono colori belli pieni, non mi seccano le labbra, hanno una durata veramente estrema, per cui mi piacciono veramente tanto. Quindi passerei ai colori. Allora, il primo che vi faccio vedere è il Too Matte White, che è questo colore qui, bellissimo. Ed è questo qua, ovviamente come vedete un bel fucsia, bello spanfrisciato, non tantissimo, però questo colore è uno di quei colori che io utilizzo tantissimo nel periodo, già da adesso fino a tutta l'estate praticamente. Poi il Tallow Red to Tease, che è quest'altro bellissimo color, diciamo violaceo chiaro, molto chiaro, tipo mirtillo, più chiaro forse, valutate voi. Eccolo qua.
bellissimo come vedete. E l'ultimo di MAC che vi faccio vedere è Somme, che è questo bellissimo nude, che ovviamente non potevo non mettere un nude, perché comunque ci sta sempre bene, soprattutto in estate quando si fanno quei make up abbastanza elaborati, e quindi questo è uno di quei nude scuri che io prediligo in modo particolare. In modo particolarmente, eccoli qua. E questi sono i primi tre di MAC che vi faccio vedere, mentre gli altri tre che vi faccio vedere sono di Inglot, eccoli qua. Sono tinte che acquistai una delle volte che andai alla fiera. E che dire, ragazzi, sono colori ovviamente bellissimi. Un brand veramente che adoro, uno di quei brand che adoro. E quindi passerei a farveli vedere. Ovviamente si differenziano con il numero, non con il nome, come quelli di MAC. Sì, quindi questo è il numero 15 che vi faccio vedere, che poi tra l'altro adesso MAC vicino ai rossetti i nuovi che ha fatto uscire anche con i numeri, quindi da un lato è anche meglio. Il numero 15, che è questo qui, questo colore bellissimo qui. Hanno un profumo di fragola non indifferente, e quindi questo qui, eccolo qua, questo è il numero 15. Quindi questo è il numero 15, questo qua, il numero 35. Come vedete, ho anche le scatole perché non ho acquistato più nulla di Inglot. Queste sono le uniche cose che ho di Inglot, a parte, vabbè, una palettina che riuscì a finirmi dopo tanti anni di ombretti. Approfittai appunto che fu quella volta che venne Inglot alla fiera, e quindi approfittai. E allora, il numero 35, che è questo colore qui, che è un po' più scuro di quello che vi ho fatto vedere prima. Ovviamente sono tinte matte. Questo che vi faccio vedere è un bellissimo color prugna. Che io adoro, io prediligo questi colori, questo qua. E infine il numero 13. Che ovviamente non poteva mancare un colore del genere, eccolo qua, bellissimo, ovviamente, eccolo qua, questo qua qui sopra, è stupendo, veramente stupendo, e ha un profumo di fragola pazzesco, veramente. Anche queste sono tinte matte, sono non transfer, durano tanto a tempo e costano un pochetto, raga. Infatti sono tinte, tutte quelle che vi ho fatto vedere insieme a quelle di MAC, sono tinte high cost, e quindi queste sono le prime 6 tinte high cost che vi faccio vedere. Ora passiamo a quelle low cost. Le tinte low cost che vi voglio mostrare sono queste di Kiko. Ovviamente anche queste matte. Queste sono 5 di Kiko. E poi ce n'è una della Makeup Revolution. Il primo che vi faccio vedere è il numero 9. Eccolo qua. Come vedete, un bellissimo rosa malva, molto molto chiaro, molto fine, molto elegante. Eccolo qui,
Come vedete, si differenzia un po' rispetto alla boccetta, è un po' più scuro rispetto a quello che si vede dalla boccetta. Sono tinte veramente molto belle perché comunque durano tanto, non seccano le labbra, cioè io parlo sempre per quanto mi riguarda, ragazze, quindi non lo so, sarò fortunata, ma a me le tinte, qualsiasi tinta che metto, non mi seccano le labbra. Quella che vedete non è nessuna di quelle che vi faccio vedere, ma la vedrete prossimamente in un video haul. Quindi mi raccomando, sintonizzatevi e rimanete lì, incollate al canale. E quindi, ragazze, ritornando a queste tinte della Kiko, sono veramente molto molto belle. Tra l'altro sono quelle, sono matte, che non vanno via, diciamo, cioè dovete proprio strafare, ecco, quando mangiate per poterle fare andare via, però per quanto mi riguarda, io sono il tipo che sto attenta, ecco, quando mangio, quindi voglio dire, quindi sì, chiacchiero, bevo il caffè, tutto quanto, però comunque, anche se so che è una tinta che mi dura, mi piace comunque fare attenzione. E comunque è anche una tinta che, se va via, ovviamente, come capita purtroppo in, diciamo, alla maggior parte delle tinte, va via all'interno delle labbra, perché comunque abbiamo la mucosa, è normale che vada via. Certe tinte lo fanno, certe no, fortunatamente, però quelle che fanno, per dirvi questa, quando lo fa, io, se lo vado a riapplicare, non mi fa strato su strato, quindi non mi fa quel brutto effetto doppio sulle labbra, e quindi sono troppo belle. E poi costano intorno ai 7 euro, 8 euro, 7 euro, più intorno ai 6-7 euro dovrebbero, non di più. Poi un altro è questo colore qui, numero 07, che è un bellissimo fragola, color fragola, troppo bello, eccolo qui. Altro che vi faccio vedere, il numero 10, ed è diciamo, una melanzana, una prugnetta scura scura, eccola qua. Lo 01, che è questo nude, molto, come vedete, molto tenue. Eccolo qua, molto bello, molto elegante, molto raffinato, adatto anche per le cerimonie, magari, ecco, praticamente per una cerimonia che voi fate un bel trucco particolare sugli occhi, un bel nude ci sta tutto, e quindi questo è veramente uno di quei nude che non può mancare, troppo troppo bello. Un altro è lo 03, questo qua, che vi faccio vedere, che è un sembra un color biscotto, però molto bello, ragazze. Eccolo qui, questo qui sopra qui. E infine una tinta della Make Up Revolution, eccola qua. Queste però sono quelle che vanno in combo con la matita. Vi faccio vedere, questa è la Regal, è bellissima, ragazzi, questa. Mamma mia, un colore stupendo. Vediamo un po', mettiamola qui. Eccola qui. Questa qua, adattissima appunto per questa stagione, bellissimo questo colore, bello bello bello. Quindi, ragazzi, il mio video finisce qui, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere con un commento che cosa ne pensate, fatemi sapere quali sono le vostre
tinte low cost e high cost. Spero che le mie proposte vi siano piaciute. Andiamo subito a vedere cosa ci proporrà la mia amica Michela. Un bacio, amore mio. Grazie per questa collaborazione, grazie per questa tua richiesta. Sai che quando si parla di make-up, rossetti e quant'altro, mi inviti a nozze praticamente. E, per cui non potevo non farlo, e poi tra l'altro sono sempre molto felice di collaborare insieme a te. E che altro? Io vi ringrazio per la visualizzazione, mando un bacio a tutte e noi se volete ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!